Un saluto a tutti gli amici di Android Geek. Oggi vi presentiamo un prodotto della Puro, azienda specializzata nella realizzazione di accessori per smartphone e tablet. Nello specifico vedremo il Puro B800, un viva voce Bluetooth con tecnologia multipoint. Tecnologia multipoint che ci consente di connettere fino a due cellulari contemporaneamente. È un prodotto che si rivolge principalmente a tutte quelle persone che di norma viaggiano molto e che spesso si ritrovano a dover effettuare o ricevere chiamate durante la guida. Il prodotto ci garantisce una conversazione fino a 5 ore continuate e un'autonomia in stand-by fino a 41 giorni. Adesso faremo un piccolo unboxing e quindi poi scopriremo come funziona. Innanzitutto abbiamo un libricino, o meglio un foglietto di istruzioni molto pratico, una borsetta che contiene i cavi USB e il cavo caricatore d'auto. Abbiamo una clip che si aggancia al Puro B800, quindi ci consente di appenderlo al parasole in maniera comoda, e quindi abbiamo il Puro B800, ossia il viva voce oggetto di questo video. Un design molto carino, è molto molto leggero, piacevole al tatto, comodo da portare dietro proprio perché è super piccolo e leggero, molto sottile. Inoltre possiamo tranquillamente usare la piccola borsa in dotazione per poter riporre il viva voce al suo interno. Passiamo adesso a mostrare come funziona il Puro B800. Innanzitutto vediamo come sono presenti uno speaker, due tasti volume e un tasto multifunzione. Prendiamo il nostro Xperia Mini Pro, device che abbiamo già fatto rilevare in precedenza, che però non risulta essere ancora collegato. Per collegarlo non bisognerà fare altro che premere per qualche secondo il tasto multifunzione. Ed in pochissimo Xperia Mini Pro sarà collegato al viva voce. Vogliamo collegare un ulteriore device, quindi sfruttare la funzionalità di multipoint. Basterà premere per qualche secondo il tasto più. Questo suono ci fa capire che il multipoint adesso è attivo. Il G2 H6Z non risulta essere ancora collegato e per farlo bisognerà spegnere il viva voce, quindi riaccenderlo. E così entrambi saranno collegati, uno e due. Per disattivare il multipoint basterà premere il tasto meno. Facciamo magari anche una chiamata per vedere come si comporta a livello di qualità audio questo viva voce. Colleghiamolo soltanto alla Mini Pro. Ovviamente ricordo come questo dispositivo è capace anche di captare quindi dei comandi vocali per poter effettuare delle chiamate, però in questo caso noi faremo una simulazione di ricezione di chiamata. Chiamiamo il 414. Quindi, come si può sentire, il volume è molto molto forte, la qualità audio è molto buona, molto pulita, non ci sono, diciamo, disturbi acustici, an questo anche grazie al fatto che dispone di un silenziatore di rumori esterni. Quindi un dispositivo, questo viva voce Puro B800, che noi consigliamo, soprattutto a chi viaggia spesso, si trova spesso a dover effettuare o ricevere chiamate durante la guida, e non è mai prudente, diciamo, guidare con una sola mano e parlare al telefono, quindi
Questo puro B800 risulta essere comodo, pratico e quindi noi lo consigliamo a tutti quelli che viaggiano o comunque necessitano di un viva voce da auto Bluetooth. E con questo è tutto, quindi rimandiamo al blog androidgeek.it. Un saluto da Matteo.